Ed ora invece diamo il benvenuto a Nicole Stella. Ciao! Ciao, ciao. Ciao, buonasera, appunto, bentornata qui su Radio Beat Music in Parliamo di Musica. Come va? Tutto Bene, grazie. Tu tutto bene? bene, dai. Ti va allora proprio di parlarci subito del tuo nuovo singolo, appunto, che si intitola Lei costruiva nel vento, appunto. Sì, allora, questo singolo, come sai, è tratto dal nuovo album che si intitola Dove oro qualche luci, che è uscito davvero di recente, il 3 maggio, quindi è disponibile su tutti i digital store. E su tutti i digital store, dentro l'album, c'è anche la traccia 01 del disco, che è, come hai detto, Lei costruiva nel vento, che prende ispirazione, anzi, ho preso ispirazione per scriverla da un fatto un po' triste che mi accadde quando avevo 14 anni, ovvero la morte di una mia carissima amica. Però non ho voluto scrivere una canzone sulla mancanza o sul senso di tristezza, di nostalgia che questo fatto ha provocato, ma mi sono lasciata ispirare, anzi la canzone è venuta da sé, pensando a un momento preciso, anzi un momento preciso, a un fatto preciso che notai durante il decorso della malattia che poi se l'è portata via, che era il vederla gradualmente staccarsi da terra davvero e cominciare a vivere, a costruire le sue idee, il suo futuro, non più in qualcosa di veramente tangibile, ma in qualcosa di sempre più labile, come poi è il vento che se l'è portata via, appunto. E quindi da qui deriva Lei costruiva nel vento. E invece l'album in generale com'è nato? L'album in generale è nato da una serie di canzoni isolate, staccate, alcune scritte da me, alcune scritte da degli autori che appunto me le hanno presentate pensando che potessero rappresentarmi. Ho pensato appunto lo stesso e ho deciso di farle mie, e altre invece nate dalla collaborazione, quindi dalla scrittura a quattro mani con altri autori. E appunto, come dicevo, sono nate come canzoni staccate che poi abbiamo deciso di riunire in un album sotto un unico titolo e sotto il comune denominatore che è appunto la mia voce e la mia esperienza personale che le accomuna tutte. Infatti tutte queste canzoni rappresentano diverse parti di me, diverse riflessioni, diversi momenti di questi 2 anni che hanno portato alla costruzione vera e propria del disco. E dov'è oro quel che luccica, dove si può trovare o acquistare? Dove oro quel che luccica, acquistabile scrivendo a me, oppure in uno dei molti live che con il gruppo facciamo nelle zone di Vicenza, ma anche continuate a seguirmi sulle pagine Facebook e Instagram perché abbiamo fatto ad esempio delle date a Londra. Stiamo valutando delle date anche in zona Milano e in zona Torino, quindi ci sarà occasione un po' ovunque di venirci a sentire. E appunto per i social rimangono aggiornati. Esatto, su Facebook e Instagram principalmente. Allora, visto che adesso appunto ci ascoltiamo il brano in rotazione radiofonica, ci fai proprio tu il lancio radiofonico conclusivo? Va bene, allora, da dove oro quel che luccica, questa è Lei costruiva nel vento di Nicole.